La meraviglia richiede un monitoraggio costante. Con la tecnologia più avanzata, tutte le pareti esterne sono state scansionate da un elicottero. È possibile valutare le condizioni dell'edificio pietra per pietra. Dopo Paul Gauguin, la meraviglia non subì più alcun intervento. Ora è necessaria un'opera di ristrutturazione, perché ci siamo resi conto che alcune parti erano a rischio. Infatti, lichene, muschio e alghe deteriorano la pietra. Il granito è una roccia dura, ma nel tempo si ossida e si sgretola. E questo mette a rischio la stabilità dell'edificio. Non sono solo le mura che hanno urgente bisogno di riparazioni. Il centro del complesso, il chiostro, sta danneggiando le stanze sottostanti. Il chiostro è una costruzione meravigliosa. È un giardino pensile, aperto verso il cielo, a differenza del resto dell'abbazia. È principalmente un luogo spirituale. Ma ovviamente presenta degli svantaggi a causa della sua posizione e quindi della sua forma che ricorda una ciotola. È aperto al cielo, certamente, ma anche alle nuvole, alla pioggia e a ogni tipo di intemperie. La base non è più a tenuta stagna e deve essere sigillata. Ma effettuare dei lavori in cima a Mont Saint-Michel richiede tecniche speciali. Tonnellate di terra e roccia vengono rimosse dall'elicottero, rendendo la base pronta per l'impermeabilizzazione. Durante i lavori vengono alla luce prove storiche nascoste sotto le pietre. Questo è il vecchio pavimento, risalente al chiostro del XIII secolo, su cui camminavano i monaci. Si tratta di lastre di scisto cementate insieme a malta di calce e gravemente erose da secoli di traffico pedonale. Il pavimento originale fu coperto più volte durante le ristrutturazioni. In particolare, alla fine del XIX secolo, l'architetto Édouard Courayer supervisionò un'importante opera di restauro del chiostro. Solo poche settimane fa il pavimento era a questo livello. Fu deposto da Courayer intorno al 1870. Quindi il pavimento è stato sollevato regolarmente nel corso del tempo. Per la prima volta dopo secoli viene rivelato il progetto originale. Alzare il pavimento del chiostro ha distrutto le sue proporzioni. Dopo che l'altezza fu cambiata, le proporzioni non erano più in scala con il monumento. Oggi, come possiamo vedere, ci troviamo a livello del pavimento medievale, quando il chiostro era stato originariamente progettato e il monumento riacquista le sue reali proporzioni. I capitelli sulle colonne non sono più all'altezza degli occhi. Le vediamo leggermente dal basso, che è la giusta distanza per vedere un capitello. Questa sporgenza ha una funzione di panchina adesso. Nessuno capiva la funzione di questa sporgenza, così vicina al pavimento, che era quasi un gradino. Con il pavimento a livello medievale, la sporgenza ha la forma di una vera e propria panchina. Ma il progetto è incompleto. A un'estremità, tre archi si aprono su una caduta a strapiombo. Dovevano essere destinati a condurre a una terza struttura, che non fu mai costruita. Questo edificio avrebbe completato la simmetria. Il chiostro al centro, tra il refettorio e i dormitori, e una sala capitolare all'estremità ad est. Perché il progetto originale non è stato completato? Forse non lo sapremo mai con certezza. Ma nel 1236 subentrò un nuovo abate, Richard Thurston. Aveva ambizioni molto diverse, più terrene che spirituali.
trasformò l'entrata a est in una portineria tanto fortificata quanto quella di un qualsiasi castello. Le fortificazioni dovevano essere costruite attorno alle abitazioni sottostanti. Come unica via per l'abbazia, sulle pendici della roccia sorse un fiorente e prosperoso villaggio. Ma sappiamo poco dei suoi abitanti. Ai piedi della chiesa del villaggio, gli archeologi scoprono alcuni indizi. Questo è un adulto, a giudicare dalla clavicola. È persino più grande della mia, quindi doveva essere un tipo piuttosto imponente. Direi che si trattava di una persona anziana. Ovviamente sono solo supposizioni. Sono state trovate 30 tombe. Chiaramente qui c'era il vecchio cimitero. Ma nel corso degli anni, quando la strada fu allargata e riparata, le tombe andarono distrutte, come la maggior parte degli scheletri, le cui ossa furono sparse. Il cimitero fu inglobato nelle opere di fortificazione. Ci troviamo dove fu costruito nel XIII secolo il muro, distruggendo le tombe. Ciò significa che il cimitero fu costruito prima della fortificazione. Il cimitero sarebbe sorto nella parte esterna del villaggio, ma quando furono costruite le fortificazioni, molte tombe furono sacrificate. La priorità era difendere i vivi. C'è un grande fossato artificiale, largo 3 metri, che attraversa il centro del cimitero. C'è una buona visuale da qui. Attraversa lo strato di granito e il cimitero sovrastante. La disposizione del villaggio intorno alla chiesa cambiò... Con le fortificazioni del XIII secolo. Esatto. Per l'archeologo François Caligny, questa scoperta fornisce importanti nuove informazioni sui sistemi di difesa medievali. Lo scavo nel cimitero della parrocchia è emozionante, perché ha riportato alla luce i resti del XIII secolo. Hanno costruito una porta a S all'ingresso, che è un modo estremamente efficace per rallentare o fermare un attacco. Altre parti del muro sono ancora visibili. Quello principale è la sezione del muro settentrionale. La tradizione lo fa risalire al XIII secolo. Abbiamo un muro abbastanza coerente, con un semicerchio ad est dell'abbazia, in alto, con un villaggio protetto dai venti dominanti. Verso la fine del XIII secolo, la popolazione aveva oltrepassato i primi bastioni. Il villaggio deve espandersi per soddisfare le esigenze del flusso sempre più crescente di pellegrini. I visitatori di tutto il mondo necessitano di cibo, bevande e rifugio. E ovviamente di souvenir. In vendita distintivi e anelli, nonché campane, fischietti e persino corni. I souvenir più costosi erano ciondoli di metallo che potevano essere cuciti su un cappello o sul bavero di un mantello. Fino a poco tempo fa si sapeva poco di questi oggetti per mancanza di prove. Gli archeologi hanno trovato più di 150 stampi per fondere i medaglioni religiosi. L'ubicazione della scoperta di fronte alla porta dell'abbazia ci fa pensare che probabilmente provenissero dalla fonderia ufficiale del monastero. La qualità dei dettagli è davvero eccezionale. La domanda era tale che gli artigiani dovettero trovare il modo di velocizzare la produzione. Il principio di base era quello di fondere il maggior numero di pezzi in un'unica colata. In questo caso il punzone può essere utilizzato per realizzare 2 disegni differenti con figure ad incastro. Un'altra soluzione era quella di avere un disegno su un lato del punzone e uno diverso sul retro. Si tratta di una tecnica davvero complessa. Michele che uccide il drago era l'icona più popolare. Ma il modo in cui veniva rappresentato si è evoluto nel corso degli anni. Prima della guerra dei 100 anni è avvolto in una toga,
dopo la guerra, indossa un'armatura. Simboleggia la vittoria che ha portato Mont-Saint-Michel al culmine della sua gloria, la sua resistenza a un'invasione inglese. Siamo all'inizio del 1400. Il nemico è alle porte, determinato a impadronirsi dell'abbazia. La guerra dei cent'anni era scoppiata nel 1337 e non sarebbe finita che nel 1453. Come un bastione di fronte all'Inghilterra, Mont-Saint-Michel fu coinvolto nel conflitto. Si dimostrò forte e tenace. La minaccia per Mont-Saint-Michel stava crescendo. Nel 1368 l'abate ottenne il permesso dal re di Francia di costruire un muro difensivo, fece radere al suolo le abitazioni che si trovavano sul bordo dell'acqua e costruì il primo muro, con due porte sul lato sud e una terza sul lato est, allineandolo con la chiesa parrocchiale. Le difese di Mont-Saint-Michel erano state rafforzate appena in tempo. Nel 1415, un esercito inglese guidato da Enrico V sbarcò in Normandia e conquistò la Francia settentrionale. Ma un piccolo appezzamento di terra non si arrese mai agli invasori. Mont-Saint-Michel rimase fedele al re di Francia. Per più di 20 anni gli inglesi tentarono invano di soggiogare questa piccolissima isola. Costruirono persino un forte a poche centinaia di metri sull'isola di Tombelin. Ma non riuscirono mai a superare le difese di Mont-Saint-Michel. All'inizio del XV secolo, l'abate di Mont-Saint-Michel, Robert Jolivet, iniziò a rafforzare le fortificazioni seguite dalla costruzione di torri. Ne fece costruire un certo numero attorno al muro, con un parapetto per proteggere i soldati che pattugliavano il corridoio. La sicurezza ai punti di ingresso fu rinforzata per tenere a bada gli intrusi. Nel seminterrato di una delle case dietro i bastioni troviamo alcune prove di come ciò fu realizzato. Questi sono i resti dell'imponente porta del XIV secolo, raffigurata sulla miniatura dei fratelli Langbourg. La torre della Mezzaluna fu costruita per bloccare l'arco nel 1425, per impedire agli inglesi di entrare e costringerli a fare il giro dei bastioni sotto il fuoco del presidio militare. Mont-Saint-Michel era inespugnabile. Ma il tempo e la mancanza di risorse ebbero una brutta conseguenza. Il coro della chiesa romanica era crollato. In segno di gratitudine per la sua lealtà, Luigi XI, appena incoronato re di Francia, ricompensò profumatamente l'abbazia. Nel 1446, l'abate Guillaume de Stutteville intraprende un nuovo progetto. Ci sono voluti 75 anni per terminare i lavori, ma i risultati sono spettacolari. Il soffitto raggiunge un'altezza vertiginosa. La luce filtra attraverso le alte finestre gotiche. Ma le colonne a scanalature confondono gli esperti. La loro semplicità e classicità non sono tipiche dei tempi. È una magnifica cattedrale, costruita secondo i principi dello stile gotico fiammingo, ma la sua struttura e trasparenza architettonica, unitamente all'assenza di eccessive decorazioni, la rendono più simile alla splendente tradizione gotica del XIII e XIV secolo. Molti storici dell'architettura sono stati spiazzati da tale anacronismo. Si chiedevano perché un architetto volesse far rivivere uno stile appartenente a un secolo o un secolo e mezzo prima. Secondo Yves Gallet, l'indizio per comprendere il pensiero degli architetti quando il coro fu ricostruito è nei pilastri che oggi lo sostengono.
Nel 1964 fu rinnovata la pavimentazione del coro. Con grande stupore degli archeologi, sotto il pilastro gotico fu scoperta una semicolonna romanica. Era parte del muro, anch'esso romanico. A Mont-Saint-Michel, il riutilizzo delle strutture precedenti era una pratica consueta. Ma quanto del coro originale è stato riutilizzato? Per scoprirlo bisogna scendere di un livello e cercare gli indizi in una delle cripte più misteriose dell'abbazia. Con oltre 5 metri di circonferenza, giganteschi pilastri formano le fondamenta del coro. Ma perché così grandi? Per scoprirlo, Yves Gallet ha portato un esperto con speciali attrezzature, Christian Kamerlingh. L'idea è quella di ottenere un'immagine della base del pilastro. Vogliamo scoprire se è davvero solo un pilastro del XV secolo o se, come sospettiamo, il pilastro romanico è stato riutilizzato. L'interno potrebbe essere stato rivestito con nuove pietre per rafforzarlo abbastanza, in modo tale da essere in grado di sostenere la navata superiore. Circa 10 o 15 centimetri sotto la superficie rilevo un materiale riflettente. È perfettamente regolare, secondo l'immagine. Potrebbe essere davvero la base del pilastro. Sì, esatto. Una linea in cui le pietre esterne del XV secolo lasciano il posto al pilastro interno, che risalirebbe all'abbazia romanica. Gli studi rivelano che tutti i pilastri erano rivestiti allo stesso modo, un rivestimento gotico sopra la base originale. Riutilizzare i vecchi pilastri evitò di dover ricorrere a una ricostruzione totale, ma richiese una grande ingegnosità da parte dei costruttori. Ora comprendiamo la sfida che dovette affrontare l'architetto che nel XV secolo fu incaricato di costruire la nuova navata. Dovette progettare, disegnare, costruire una struttura che si adattasse perfettamente alle fondamenta preesistenti nella cripta romanica. Si trattava di una nuova impresa, aggiunta a quelle già affrontate nel corso dei secoli. Ciò nonostante, il risultato è un capolavoro. Una combinazione di grazia e forza allo stesso tempo. Arroccata su questa minuscola roccia, l'imponente struttura di granito svetta verso il cielo, sfidando la gravità. Mont-Saint-Michel era più o meno completa. Dalla cappella carolingia, Notre-Dame-sur-Terre, al completamento delle opere sul coro gotico del 1522, ha attraversato 7 secoli di architettura religiosa. La storia dello sviluppo architettonico e liturgico dell'abbazia avrebbe potuto concludersi lì, ma c'era ancora dell'altro ad attendere Mont-Saint-Michel. Divenne infatti una delle prigioni più famose della Francia. La storia di Mont-Saint-Michel come prigione in realtà inizia nel Medioevo. L'abate, in quanto feudatario, aveva poteri giudiziari e fece costruire dei sotterranei all'interno dell'abbazia. Nelle profondità di questo edificio del XII secolo, due celle ci ricordano la punizione nel Medioevo. È
In origine non c'era un corridoio che conducesse alle celle. I prigionieri venivano calati nella segreta attraverso il foro nel soffitto, in modo che potessero essere facilmente monitorati. Questo piccolo angolo nella cella era usato come latrina. E c'era una finestra, ma le pareti sono così spesse che è molto difficile vedere la luce del giorno. Nel 1789 l'Assemblea Costituente della Rivoluzione Francese abolì i voti e gli ordini monastici. I monaci furono allontanati e Mont Saint-Michel divenne proprietà della nazione. Di nuovo l'abbazia cambiava volto. Il suo totale isolamento, che l'aveva resa così difficile da conquistare durante la guerra dei cent'anni, ora rendeva impossibile la fuga. Nel 1793 l'intera abbazia fu trasformata in una prigione. I primi detenuti furono i preti che si rifiutavano di conformarsi alla costituzione civile del clero. Successivamente vi furono confinati prigionieri politici e in seguito criminali comuni. Dal 1793 fino alla chiusura della prigione nel 1863, il numero dei prigionieri aumentò fino a raggiungere quello di 14.000 detenuti. Fu requisito tutto lo spazio disponibile. La navata fu divisa in tre piani separati. Lì i prigionieri mangiavano, dormivano e lavoravano, tessendo cappelli. In poco tempo, Mont Saint-Michel acquistò la fama di luogo infernale. Ma proprio questo nuovo ruolo, forse, ha salvato il monastero. Certamente fu un peccato trasformare degli edifici così belli e fragili in un carcere, ma è ciò che salvò le vecchie mura. Meglio servire come prigione che come cava di pietra. Nel 1863 Napoleone III decise di chiudere la prigione. Diventata un rudere, segnata da un passato doloroso, l'abbazia sarebbe potuta cadere nell'oblio. Ma il concetto di patrimonio architettonico stava cominciando ad emergere e così fu riconosciuto il valore storico di Mont Saint-Michel. C'era però molto da fare, le fondamenta dell'abbazia, prima di tutto. Infatti, in alcuni punti i grossi muri si erano spostati. Inoltre c'erano dei luoghi molto fragili, come il chiostro, dove l'amministrazione carceraria aveva costruito celle in alcune parti delle gallerie. Ma penso che il ritrovamento più simbolico sia stato la ricostruzione della torre centrale della chiesa, decorata con un'aguglia sulla quale fu posta una scultura dell'arcangelo San Michele. L'arcangelo Michele nell'atto di uccidere il drago, opera dello scultore Emmanuel Frémiet. Molto più di un semplice restauro storico, si tratta di un arricchimento spettacolare, il contributo di una nuova generazione alla struttura. La statua dorata dell'Arcangelo completa la metamorfosi del monte. Per oltre 1000 anni, Mont Saint-Michel ha ospitato monaci, pellegrini, re, soldati e prigionieri. Dalle sue umili origini, nient'altro che un tumulo di terra, generazioni di costruttori hanno aggiunto il loro tocco unico e personale, di volta in volta sempre più spettacolare, fino a farla diventare la magnifica struttura di oggi. Aubert ne sarebbe soddisfatto.